tornati a Beauty Mag, l'appuntamento con la bellezza e le aziende della cosmesi. Ormai manca davvero poco all'appuntamento per eccellenza del settore. Cosmoprof aprirà la sua 50ª edizione tra 2 settimane. Tante le novità che ci attendono. Ne abbiamo parlato con alcune delle aziende del polo che saranno presenti a Bologna. Abbiamo intervistato Ivan Massari di APS e Franco Giuliani, CEO di Pharmacos. Con APS sarete presenti a Cosmopack, però all'interno di Cosmoprof che compie 50 anni, un'edizione speciale. Che cosa vi aspettate? Ci aspettiamo ancora più che negli anni precedenti contatti con diversi clienti. Cosmoprof, Cosmopack nel nostro caso, per quello che riguarda il nostro settore, è sempre sicuramente una fonte di nuovi incontri, di nuovi contatti, perché è una fiera veramente internazionale, la fiera più importante a livello mondiale del settore cosmetico. Abbiamo sempre avuto dei buoni risultati negli anni precedenti e ci aspettiamo, soprattutto verso operatori stranieri, un bel successo anche quest'anno. Io ritengo che Cosmopack e Cosmoprof è l'appuntamento più importante dell'anno a livello fieristico. Ormai di fiere ce ne sono in ogni momento, in ogni continente, però Cosmoprof resta forse per la sua storia, forse per la location, forse perché il make-up in Italy comunque è riconosciuto come il più importante al mondo e Bologna Cosmoprof è il momento più importante dell'anno, è la fiera a cui non puoi mancare. Oltre a Cosmoprof, i riflettori sono puntati su Cosmopack, la fiera dedicata alla filiera della cosmesi. E all'interno di Cosmopack, l'appuntamento più importante è quello con The Wall Award, il premio dedicato alle eccellenze. E anche quest'anno le aziende del polo tecnologico di Crema fanno la parte da leoni. Vediamo. Materie prime, formulazioni, macchinari e packaging, il meglio della filiera produttiva della cosmetica si dà appuntamento a Cosmopack in programma dal 16 al 19 marzo all'interno di Bologna Fiere. E tra i momenti più importanti da segnalare la quarta edizione di The Wall Award, che premia le eccellenze del settore, aziende italiane e straniere, dai progetti innovativi basati su ricerche e soluzioni in grado di disegnare la filiera cosmetica del futuro. Oltre 100 i progetti presentati quest'anno dagli espositori di Cosmopack. Tra questi sono stati selezionati 24 finalisti che hanno saputo interpretare al meglio il tema dell'edizione 2017, Let's Get Emotional Urban Poetry, ovvero come l'emozione suscitata da un particolare packaging, dalla texture di un prodotto, dalla fragranza, può guidare il processo decisionale di un acquisto. I nomi sono stati svelati e ancora una volta le aziende del polo della cosmesi di Crema fanno la parte da leoni. 9 le Nomination: Mascara Plus Cosmetics, Regi, Cosmei, Omnicos, Chromavis, Lumson, Baralan e Rovetro Cap. Ma per scoprire a chi quest'anno andrà il prestigioso The Wall occorre attendere il 17 marzo, appuntamento per le 17:30 nel padiglione 19 nella sala Cosmo Talks. Innovazione è la parola chiave che le aziende perseguono e ricercano. Abbiamo avuto la conferma di questo anche da Pierangelo Sanzani della San SRL. Innanzitutto chiedono tutte, ma perché è una richiesta di mercato, innovazione. Quindi il mio compito è quello di girare fiere prettamente non del settore cosmetico e cercare di capire se ci sono dei vantaggi o degli aspetti, delle situazioni da poter importare nel nostro mondo e mettendole a servizio del nostro mondo, del nostro prodotto per essere competitivi con prodotti innovativi, non solo prodotti, anche processi. Quindi open innovation è la vostra chiave. Sì, direi che proprio è un punto focale del nostro lavoro. Siamo costretti a essere in ogni momento innovativi su tutta la filiera. Parlando di processo, parlando di prodotto, parlando di formazione, di ricerca di materie prime, materiali e tutto quello che poi va a completamento del prodotto cosmetico a 360 gradi. Questa puntata di Beauty Mag termina qui, l'appuntamento è tra 2 settimane, naturalmente a Cosmoprof. Che la bellezza sia con voi!